Quando si potrà finalmente guadagnare decentemente dai giochi blockchain? Questa è una domanda che mi è stata fatta più di una volta e in questo video voglio cercare di rispondere il più precisamente possibile. Come ho già detto in uno dei miei video precedenti, quello sul futuro dei giochi NFT, le piattaforme di gaming per il momento sono estremamente influenzate da quello che è l'andamento generale della macroeconomia, quindi dei mercati finanziari che vanno ad influenzare la blockchain. Per cui il valore stesso del Bitcoin e di tutte le altcoin. Adesso, per capire quando i giochi NFT si riprenderanno, è necessario comprendere come funzionano. Come sappiamo, sulle piattaforme di gaming noi abbiamo degli NFT. Questi NFT vengono utilizzati su queste piattaforme quando si gioca e quindi si vince, si viene retribuiti con dei determinati token. La quantità di token che otteniamo in genere è più o meno fissa, per cui in base alle nostre condizioni di gioco in genere si ottiene un numero fisso di questi token, quindi 3, 4 a partita ogni volta che si vince. Di conseguenza, la retribuzione dipende dal valore del token. Se il token ha un valore, diciamo, alto, ecco che a quel punto si guadagna. Se il token invece ha un valore basso, come di questo periodo, infatti di questo periodo abbiamo un basso valore dei token su tutte, praticamente tutte le piattaforme di gaming, che sia Splitrax, CoinChain, Axie Infinity, non se ne salva uno. Quindi, se il token ha un valore basso, praticamente si guadagna a centesimi, si guadagna veramente molto poco. Dopodiché comincia anche a calare il valore degli NFT di quella piattaforma. Per quale motivo? Perché ovviamente le persone giocando si stufano di ottenere retribuzioni così basse, pensano che non ne vale la pena e quindi cominciano a mettere in vendita i loro NFT. Ed ecco che quindi anche questi asset scendono di valore. Ovviamente lo fanno in ritardo rispetto al token, ma è una cosa che si verifica. Adesso, cosa accade se il mercato della blockchain si riprende? Beh, prima di tutto comincia a risalire il Bitcoin. Una volta che questo processo si innesca, la blockchain in qualche modo ne diventa influenzata, cioè questo mercato ne subisce gli effetti, poiché in qualche modo su questo mercato si riprende la fiducia, le persone cominciano a rientrare, quindi tutti i capitali a cascata si spostano sulle criptovalute e quindi sulle criptovalute di quei progetti che si ritiene siano forti e in qualche modo questo avviene anche sui token delle piattaforme. Perché questo avviene? Poiché gli utenti stessi che giocano su queste piattaforme, vedendo che la fiducia sul mercato della blockchain è tornata, tenderanno a mantenere più a lungo, se non pure a comprare, i token di queste piattaforme. Senza contare che se un gioco blockchain ha anche dei grandi investitori dietro, ecco che questi investitori che stanno investendo sul progetto naturalmente tenderanno anche a comprare il token e probabilmente lo faranno proprio in quel periodo in cui ritorna la fiducia sul mercato della blockchain. Ecco perché si viene a creare questo effetto praticamente a cascata. Queste condizioni fanno dunque aumentare il prezzo del token che viene dato come retribuzione se si gioca su queste piattaforme. E gli utenti noteranno che utilizzando gli stessi NFT guadagneranno molto di più, perché se prima si ottenevano 3 token a partita, ma con questi token che singolarmente valevano poco, naturalmente se il loro valore è decuplicato si guadagna 10 volte di più. Successivamente, naturalmente con un certo ritardo, aumenteranno chiaramente anche il valore degli NFT, poiché se quegli NFT danno grandi retribuzioni, beh, allora valgono di più, per cui le persone cominciano a comprarne sempre di più proprio per poter avere sempre più retribuzioni. Di conseguenza abbiamo capito che il mercato della blockchain farà il bello e il cattivo tempo, per cui sintetizzando proprio al massimo cosa succede? Sale il Bitcoin? Salgono le retribuzioni sulle piattaforme di gaming. Scende il Bitcoin? Diminuiscono le retribuzioni. E se il Bitcoin sale va tutto bene, ma se il Bitcoin scende, ecco che molte piattaforme poi tendono a fallire. E perché tendono a fallire? Perché gli utenti cominciano ad andarsene a cascata da queste piattaforme. Quindi, qual è il modo, diciamo, per non farle fallire? Beh, è molto semplice: fare in modo che le persone rimangano comunque su quella piattaforma perché
Beh, non tanto per le retribuzioni, ma perché sono persone affezionate a cui piace veramente quel gioco e quindi in qualche modo continuano a dare fiducia alla piattaforma nonostante tutto. Perché tendenzialmente gli piace proprio giocare più che magari guadagnare, o comunque il guadagno è più una conseguenza, è qualcosa che viene messa al secondo posto. E questa caratteristica, questo approccio, è quella tipica di un gioco, o meglio di quei giochi, che si stanno spostando nell'adottare una modalità di gaming del genere play and earn, e non più sul play to earn, cioè gioca quasi solo ed esclusivamente per guadagnare. Ecco perché le piattaforme che adottano questa modalità, secondo me, saranno quelle che avranno più possibilità di sopravvivere nel futuro. Quelle che hanno puntato troppo invece sul guadagno, sul play to earn, sui rendimenti dallo staking, senza curarne veramente molto bene le dinamiche di gioco, ecco che per me sono destinati a fallire. Ecco perché io vi dico che, ad esempio, secondo me un progetto come Mobox farà praticamente la fine che ha fatto Terra Luna. Quindi, riassumendo tutto quanto, per ora la retribuzione che si può ottenere sulle piattaforme di gaming è strettamente collegato a quello che è il valore del Bitcoin, almeno finché finalmente non si creerà un mercato differente, quindi con una sorta di nicchia, di isola, che permetterà di avere un'economia altrettanto differente. Però affinché questo avvenga ci vorrà molto tempo. Fino ad allora si fa prima, se si vogliono ottenere dei guadagni, ad aspettare che il valore del Bitcoin salga, probabilmente, piuttosto che aspettare che un evento del genere si verifichi. A questo punto l'ultima domanda che ci rimane è: perfetto, e allora quando il valore del Bitcoin finalmente risalirà? Beh, semplicemente quando le banche cominceranno di nuovo ad immettere liquidità sui mercati e di conseguenza, oltre a questo, ad acquistare Bitcoin. Poiché le banche, gli hedge fund, i fondi speculativi, costoro sono quelli che hanno liquidità. Ricordiamo le grandi Big Four, BlackRock, Vanguard, Fidelity, che sono i fondi speculativi che in qualche modo muovono i mercati. E allora, quando le banche ritorneranno ad immettere liquidità, quindi a ricomprare titoli di Stato, le obbligazioni, in modo da rifar circolare la moneta? Beh, tendenzialmente quando scenderà l'inflazione, e la Federal Reserve tende a far scendere l'inflazione aumentando i tassi di interesse, poiché se si aumentano i tassi di interesse diventa molto più difficile accedere al credito, ottenere finanziamenti, e quindi la moneta in circolazione diminuisce, e quindi se diminuisce in quantità si apprezza in valore, ed ecco che quindi, anche se i costi delle materie prime, dei beni, sono aumentati, una moneta più forte però va a compensare. Inoltre, per la teoria di Phillips, questi mostrano tutti i concetti macroeconomici generali, ecco che anche se si crea disoccupazione, più disoccupazione vuol dire meno spese, quindi meno circolazione del denaro, e quindi diminuzione dell'inflazione, per cui disoccupazione ed inflazione sono inversamente proporzionali. Dove voglio arrivare con tutto questo ragionamento? Che quando questa guerra probabilmente avrà fatto abbastanza danni, per cui si sarà stabilizzata, avrà creato tantissima disoccupazione, avrà fatto diventare, come sappiamo, i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, l'inflazione si fermerà, a quel punto ritornerà liquidità sui mercati, poiché la Federal Reserve o la BCE riprenderà a comprare obbligazioni dagli stati, i fondi speculativi come BlackRock probabilmente andranno a prendere Bitcoin, perché a loro conviene prenderli naturalmente quando il prezzo è basso, e visto che lo possono manipolare, ovviamente, perché non farlo? A quel punto il mercato si riprenderà e noi potremo riprendere a guadagnare decentemente dalle piattaforme di gaming. Ora, quando questo avverrà, secondo me, ma ovviamente queste sono mie supposizioni, mie opinioni personali, nel 2024 potremo assistere a qualcosa del genere. Fino ad allora, per quella che è la mia strategia, non ci resta che continuare a giocare sulle piattaforme di gaming che magari adottano la metodologia Play and Earn, in modo da accumulare NFT la gran parte delle volte gratuitamente e tenersi pronti per all'incirca per questo periodo di tempo. Bene, questo è tutto, spero di essere stato esaustivo nella risposta.
Mi sono messo anche a studiare il meglio possibile la macroeconomia e grazie a tutta questa serie di conoscenze che sto aggiungendo, cercherò di portare sul canale anche dei metodi alternativi di guadagno che non siano solo ed esclusivamente legati ad NFT e giochi blockchain, in modo tale da non dover necessariamente aspettare il 2024. In ogni caso, la domenica io aggiornerò comunque il canale su quelle che sono le principali novità che costantemente avvengono, che comunque continuano a esserci sul mondo del gaming blockchain e come sempre vi auguro buon divertimento e buoni guadagni con la nuova bull run che si presume forse arriverà per il 2023-2024.